Buonasera, benvenuti a Replay, il primo numero della stagione. Siamo lieti di essere ancora qui negli studi di TV6, quindi ringraziamo la proprietà, l'editore Pallante, il direttore Mauro Di Pietro, tutto lo staff tecnico e giornalistico dell'emittente, che inaugura dunque questo nuovo corso per il campionato di Serie B dei biancoazzurri. Pescara, che nella prima partita di campionato ha subito una sconfitta che ha lasciato malumore nell'ambiente, avremo occasione di parlarne tra qualche istante. Vado subito a salutare in regia il nostro compagno di viaggio Andrea Costantini, nella nuova regia curata da Maurizio Dagui. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Chiaramente da questa postazione vi terremo aggiornati sulle ultime notizie in questo periodo di calciomercato, ma anche vi aggiorneremo sui posticipi. Questa sera ce ne sono due, uno in Serie A, si sta già giocando 0-0 a San Siro tra Inter e Lecce, mentre sta per avere inizio a Pordenone il match tra il Pordenone e il Frosinone. Pordenone neopromosso e prossimo avversario del Pescara. Domenica prossima alle ore 18, stadio Adriatico Cornacchia. A te. Dopo Andrea ci aggiornerai su tutte le altre situazioni. Intanto ringrazio anche lo staff tecnico in studio con la GT Foto Video, ancora Gaetano Terio e Stefano Recanati, poi c'è Loris Bennato. Ma devo subito presentare anche gli amici ospiti in questo numero, a partire da Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Un bentornato anche a Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Poi saluto Luca Pennese, buonasera Luca, buonasera. Così come saluto Riccardo Crinco, buonasera Riccardo, buonasera. E concludiamo con Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo. Buonasera. Avete fatto tutti buona estate, vi vedo in gran forma, qualche chilo in meno per il nostro campagnaro Di Francesco, campagnaro ha segnato anche il primo gol. Una buona estate per tutti e vi auguro ovviamente una buona stagione, così come una buona visione a tutti i nostri amici da casa. Allora abbiamo titolato questa sera la prima disavventura, perché contro la squadra dell'ex CT della Nazionale il Pescara subisce la prima battuta d'arresto, una partita che è stata negativa per la nuova formazione di Luciano Zauri, che tornerà all'Adriatico per la prima casalinga domenica alle ore 18 contro il Pordenone. Intanto oggi è stato ufficializzato l'acquisto del giovane terzino sinistro Edoardo Masciangelo, poi Andrea Costantini ci darà altri ragguagli. Il mercato si chiuderà lunedì prossimo alle ore 20, quindi fino al 2 settembre le società sono ovviamente hanno la possibilità di migliorare i loro organici. Francesco, sei di fronte a me, quindi parto da te perché non ci sei stato nelle ultime puntate dello scorso anno. Intanto auguri, perché sei diventato nonno bis, bisnonno, nonno bis. Grazie. È nata Emma, quindi auguri a Marco e a Maria Laura, anche alla signora Carla, e Francesco è contento per la nascita della piccola Emma. Andiamo un po' al sodo, perché altrimenti parliamo di tutto tranne che del Pescara. Che cosa hai visto di negativo in questa prima partita? Oltre al risultato, una squadra che deve essere ancora completata, che deve essere amalgamata in quelli, nei giocatori che già ci sono e in quelli che verosimilmente arriveranno. Oggi, come hai detto tu, è già arrivato un terzino sinistro che indubbiamente entrerà in competizione con Del Grosso, una squadra che ancora deve farci vedere il vero volto. Con la Salernitana a tratti il Pescara ha tenuto testa ad un avversario che però dopo alla fine è risultato più in palla, più portato al gioco, forse anche, anzi togliere anche il forse, più completo rispetto al Pescara di oggi. Ecco, stiamo vedendo l'immagine della Recchi di Salerno, ma prima di andare avanti c'è subito una notizia che riguarda l'infermeria del Pescara e quindi chiedo lumi ad Andrea Costantini, perché c'è una novità, sì, di giornata non molto positiva, vero Andrea?
Sì, perché nella seduta pomeridiana di quest'oggi si è infortunato Antonio Balzano, per lui una distorsione alla caviglia da valutare l'entità, ma chiaramente Balzano è in dubbio, in forte dubbio per la gara di domenica contro il Pordenone. Ricordiamo che il Pescara è già piuttosto debilitato dalla condizione di alcuni giocatori, specie in difesa. Oggi ad esempio hanno svolto lavoro differenziato Bettella, Vitturini e Campagnani. Continua a lavorare in via differenziata anche Crecco, anche il portiere Farelli, fuori causa invece il baby Marafini, quindi insomma ulteriore emergenza nel reparto difensivo di Zauri. C'è stata già una prima battutaccia in studio da parte di Luca Pennese, non è una brutta notizia. Beh, perché? Beh, Balzano è un giocatore sempre sì, un bravo ragazzo, si dà professionista, da fare. Si impegna, se però non l'ho visto bene sabato, come non ho visto bene tanti altri, a 34-35 anni credo che sia il caso di dare spazio un po' a qualche giovane in più, perché credo che uno dei mali di questo Pescara visto sabato sia proprio l'età media. Credo che la media superi 30 anni, una cosa difficilmente riscontrabile nelle altre 20 compagini del campionato. Il contrario di quello che si pensava? Beh, io credo che il contrario di quanto si dovrebbe fare, perché poi in campo, specialmente il 25 di agosto, se non hai la freschezza e la brillantezza fisica, fai fatica. Pescara che è stato surclassato sotto il profilo del ritmo da parte dei campani. 33 Balzano, 36 Del Grosso, 39 Campagnaro, 36 Bruno, 30 qualcosa Memusciai. Era difficile immaginare di poter tenere il ritmo che poi chiede Zauri, perché se erano un po' però scelte obbligate adesso, a parte sì, Balzano, però Palmerio, c'era, Palmerio Ciofo, magari, c'era Zappa, però per gli altri ruoli si poteva qualcosa in meno sotto il profilo dell'età si poteva mettere in campo. Poi se tu chiedi ai tuoi di pressare alto, di accorciare, duri un quarto d'ora se hai 30 anni di media, è un dato di fatto oggettivo, e le conseguenze si sono viste. Sei d'accordo con questa analisi, Antonio? Sicuramente Zauri vuole una squadra più giovane, però le scelte erano quelle, non aveva molte alternative, probabilmente ecco, solo nella posizione di Balzano c'era la disponibilità di Ciofani, di Zappa, per il resto... Sì, oddio, questo discorso sull'età alla prima di campionato mi sembra un po' eccessiva, nel senso che sì, c'è la loro 35, 36 anni, quello che vuoi, ma una partita, credo in questo momento, il problema dell'età è purtroppo peserà nel corso della stagione, quindi di avere anche delle alternative. A me, insomma, invece quello che, al di là dei singoli, quello che non mi convince di questa fase che si è conclusa al precampionato e primo campionato... Tu hai seguito tutte le partite? Sì, ho seguito, diciamo, da Pineto in poi. E a me non mi convince proprio le scelte fatte, cioè questo 4-3-3 anomalo in cui... Le scelte in fase di mercato oppure... No, in fase, io dico, di formazione, le scelte direi tattiche, perché sì, sì. Sulla carta 4-3-3, però il 4-3 è molto ma molto anomalo, con due centravanti e un trequartista, diciamo, un fantasista che sicuramente non fa l'ala. E quindi la squadra l'ho vista soprattutto frenata, poco capace di impostare il gioco, perché come atteggiamento, quello di stare alti, di pressare eccetera, c'è le idee di Zauri, credo che siano giuste, però sulle scelte non, secondo me questa squadra cioè proprio non l'ho vista mai convincente, insomma, in queste gare, soprattutto nel proporre il suo calcio offensivo, cioè molto possesso palla ma poco spazio per... Io un po' l'ho accostato a quello che è successo al Milan, sta succedendo al Milan. Se ricordate quella dichiarazione di Giampaolo ieri dopo la sconfitta di Udine. Giampaolo, tra parentesi, credo che sia tra i primi 5-6 allenatori italiani, insomma, a livello non è sicuramente Pinco Pallito. E la sua autocritica sul lavoro fatto, dicendo secondo me
ho impostato male la squadra, nel senso che infatti ha già dichiarato che tornerà al 4-3. Sì, sì, esatto. Secondo lui ho snaturato soprattutto gli attaccanti. Credo che sia una cosa normale che in questa fase della stagione ci possa essere una situazione di questo tipo. Io l'accosto molto alla situazione per Pescara. Cioè, vuol dire, ti aspetta anche da Zauri un mea culpa leggero? No, no, io questa è una cosa che adesso farà lui, nel senso io spero che faccia, appunto, in base a quello che si è visto, che faccia dei ritocchi importanti, perché non è, stiamo sempre a parlare di mercato, ma non è che si fa col mercato la squadra c'è, questo organico e questo qui. Probabilmente c'è da cambiare un po' di scelte, soprattutto per rendere la squadra più brillante, più efficace in fase offensiva, perché è quello che sta mancando. La squadra è molto ferma. A Salerno sono stati 19 tiri della Salernitana e 2 del Pescara, compreso il gol di Campagnaro. Credo che sia in questo momento sia opportuno, a mio avviso, che l'allenatore, ma credo che lui ci stia pensando, perché non... Comunque, prima di continuare il discorso sulla partita di Salerno, analizziamo questa rosa, perché nell'ultima settimana di mercato arriveranno, almeno ce l'auguriamo, dei rinforzi. Che squadra è stata allestita? Riccardo, vedo te. Ma la difesa... Che tipo di squadra è stata... Analizziamola per reparti. La difesa è esattamente uguale a quella dello scorso anno, della fine stagione dello scorso anno. Manca Gravion però alla fine non ha giocato, ci credo se mai Bettella, Scogna, Emilio centrali, quindi non è cambiato nulla. Il centrocampo come? E manca due centrali, però. Sì, però dei due titolari erano Bettella e Scogna, Emilio alla fine. No, parlo giorni. Come rosa. Ah, ecco. Come rosa. Beh, come rosa sicuramente manca un centrale. Se io dovessi andare sul mercato, un centrale sicuramente, perché l'unico adattabile al di là di Campagnaro, tra Bettella e Scognamiglio, è Ciofani. E quindi siamo comunque in carenza di un centrale. Per quanto riguarda il centrocampo, che è un po' la nota, secondo me, è un po' dolente, manchiamo di fantasia, perché alla fine noi non abbiamo costruito nessuna azione, abbiamo costruito veramente un'azione. È mancato un po' il distributore di palloni. Enrico, fatto... Sì, aggiornamento da San Siro, 1-2 dell'Inter, in gol con Brozovic e Sensi, quindi Inter 2, Lecce 0. A te. E poi anche l'aggiornamento ovviamente sulla partita del Pordenone. 0-0. Ok, grazie. La mancanza di Brugman si è fatta sentire come ruolo, e anche perché giocando con Bruno e Memushai comunque acquisisci il fatto che magari porti via qualche pallone in più, però in fase offensiva perdi qualcosa. E davanti, diciamo che è tutto nuovo, però sono due attaccanti e un trequartista, quindi diciamo gli esterni veri non ci sono. Perché dici Galano trequartista? Per Galano trequartista, perché come tu vedi non va mai sull'esterno, ma tende sempre comunque a venire verso il mezzo. E poi come ruolo, dalle caratteristiche che abbiamo visto, è più uno che secondo me potrebbe giocare in un 4-4-1-1 Galano piuttosto che in un 4-3-3, per come ho visto io Galano giocatore. Su Galano, Paolo, sei dello stesso avviso di Riccardo, perché è stato impiegato esterno destro. Ecco, forse poteva essere impiegato come trequartista dietro le due punte, no? Brunori e Tumminello. La domanda che ho fatto proprio a Zauri alla vigilia della partita. Cioè, tu non vedi Galano trequartista? A suo avviso no, nel senso che è più un giocatore, come dice Riccardo, può fare la seconda punta, potrebbe essere, in effetti ci sta, però la verità è che lui in questa fase sta facendo più tre. Abbiamo già capito che Galano facendo... potrebbe essere uno dei tormentoni di quest'anno, così sì, come Brunori a sinistra. No, però Galano, la differenza a mio avviso è che Galano credo che sia il giocatore più importante per il gioco offensivo della squadra, cioè non stiamo parlando di... Certo. Quindi è quello che ha maggiore qualità, maggior talento, maggiore fantasia. Però è chiaro che va inquadrato, va trovato il modo per averla al meglio in questa fase, e credo che nemmeno la squadra l'aiuti a trovare una posizione giusta in questo momento. Galano, Paolo Sinibaldi. Ma guarda, io quando sono... è stato acquistato molti hanno detto bene, un gran giocatore, altri dicono però non disputa tante gare nel corso della stagione, almeno nelle ultime annate è stato così. Nell'ultima annata è stato così, è un giocatore che viene a Pescara per rilanciarsi in qualche modo. Sulla posizione io prendo atto anche, insomma, di quello che dicono i colleghi. Io sono stato in uno dei primi giorni di ritiro a
a Palena, stavano effettuando una normale seduta, quindi non c'erano partitelle, non c'erano esperimenti in corso, c'erano semplicemente anche tanti colloqui tra di loro. E io ero seduto sugli spalti e sentivo quello che continuamente Zauri chiedeva a Galano. Intanto Galano, almeno in quella seduta che ho visto io, sempre rigorosamente schierato in quella posizione esterna, con Zauri che continuamente gli chiedeva di saltare l'uomo, di fare queste cose che non ha fatto. Quindi lo vuole largo in campo. Beh, da quello che ho potuto capire io, nel mio piccolissimo, ho visto questo. Non l'ha fatto, cioè a Salerno sicuramente questo non l'ha fatto. È un giocatore... Nemmeno nelle Coppa Italia. Esatto, io mi riferisco all'allenamento che ho visto io. Lui si sente ingessato, secondo voi, sull'esterno. E poi l'ultima su Galano, io personalmente l'ho visto, certo, poi ognuno ha le sue caratteristiche fisiche, ma un po' sovrappeso, un po' in ritardo. Questo è un giocatore che potenzialmente, come diceva qualcuno prima, può spostare gli equilibri dell'attacco, ma mi sembra che tatticamente, ok, prendo atto di quello che ho sentito, ma credo che anche fisicamente sia un po' in ritardo. Francesco e Riccardo su Galano. Eh? Su Galano. Su Galano non penso che debba essere o possa essere il tormentone, perché non parliamo... Però è uno degli elementi di spicco di questa squadra. Se non dico una fesseria, mi sembra che un giocatore di una buona esperienza e una vita che gioca, mi sembra che ha sempre giocato in una fase propositiva, in fase d'attacco e tutto sommato in quella zona del campo. Certo, poi devi vedere come lo utilizzi, come gioca la squadra, cosa chiede l'allenatore, perché mi sembra che Galano, correggetemi se sbaglio, gioca prevalentemente col sinistro, diciamo che il destro gli serve a solo... A divertito, è esatto. Robin della Puglia. Esatto, gli serve solo per... così veniva, è stato sempre chiamato, però poi devi vedere come gioca la squadra, perché se tu per esempio hai degli attaccanti che amano che arrivino i cross da fondo campo, ma ci risiamo, dalla destra chi li fa i cross? Se Galano che gioca sulla destra però c'è solo il sinistro, quindi penso che questo sia anche è normale che poi i meccanismi dopo la prima giornata di campionato, sì, per tutti non stiamo criticando o dicendo è tutto sbagliato, no, c'è sempre questo tormentone a Pescara di fissarci con il 4-3-3, non è detto che per forza bisogna fare il 4-3-3, diceva benissimo Toto prima, ieri la dichiarazione di Marco Giampaolo dopo la sconfitta del Milan è stata lampante, la dimostrazione di una grande intelligenza. Io mi auguro che Zauri abbia la stessa intelligenza del valutare bene, forse meglio, mi verrebbe da dire, le caratteristiche dell'organico che ha a disposizione. Se tu non hai un'ala destra che mette i palloni dal centro o dal fondo, non ne hai una a sinistra, non hai, non lo so, quello che può mancare, devi cercare di sfruttare quello che hai. Se hai due uomini, due centravanti, tre centravanti, perché tu hai Maniero, Brunori e Tuminello, è un peccato farne giocare solo uno, cioè cerca di sfruttare quello che è uno errore della società che ha preso troppi giocatori per un ruolo quando sai che non li puoi utilizzare, o Zauri deve cercare di valutare meglio quello che ha. 4-3, Galano non Galano che sia, ma tre centravanti quando ne gioca solo uno. Dopo, beh, in rosa ce ne vogliono tre. Ho capito, sì, però dopo. L'anno scorso il contrario. No, aspetta. Sì, però dopo metti Brunori, che è un centravanti, esterno. Ma per necessità, perché non c'è ancora un esterno sinistro. È stato sacrificato Brunori, mi sembra di capire, in quella posizione. Io, appunto, a precisa domanda, lui dice: Brunori è un esterno? No, lo può fare. Quando lui dice lo può fare, non è un esterno. Si deve adattare. Però io, a mio avviso, però, noi quando abbiamo visto quegli esterni che ci stanno adesso, nelle poche occasioni, di grazie. Cisco, sì. Sono giocatori che fanno il ruolo, hanno gamba, hanno corsa, sono giovani, che non hanno sicuramente non hanno deluso, per quello dico alla fine non è che bisogna, perché sto tormentone dell'esterno che deve arrivare, dei rinforzi lo portiamo avanti, però intanto magari potrebbe provare in altro modo, insomma, sempre puntando sul 4-3, perché mica non è il modulo che fa la squadra, insomma, sì, ovviamente. Infatti. Riccardo. Comunque Galano massimo impegno dei tre davanti è quello che si è impegnato di più, quello che ha lottato di più. Non stiamo discutendo né l'impegno né il valore del giocatore. Di là del rendimento delle ultime stagioni, per Galano parla la carriera e parlano
le qualità che indubbiamente ha. Anche l'atteggiamento in campo è importante. Vorrei aggiungere, se ricordate la partita di Coppa Italia, quella con il Mantova. Il Mantova, sì. Galano credo che abbia, sia stato quello che ha concluso di più, almeno 4-5 occasioni, quello che ha dato più assist. Per cui, vuol dire, non è che stiamo a discutere comunque, sicuramente la anche qualità detto, di Galano. La partita non è piaciuta. Anzi, magari potrebbe essere un problema se dovesse cambiare l'assetto tale, come utilizzare Galano in un assetto diverso, insomma, a mio avviso. Lo stesso Zauri a fine partito non era contento, perché è un elemento sia come ex calciatore sia come allenatore che sa leggere le partite, che si accorge che qualcosa non ha funzionato. Risentiamolo in questo breve passo al microfono di Paolo Renzetti. Insomma, quando commenti un 3-1 c'è poco da dire. Il rammarico chiaramente che abbiamo è che dopo l'1-1 avevamo leggermente l'inerzia dalla nostra parte e ci siamo riversati di là perché volevamo portare a casa il bottino pieno. Insomma, in quella situazione poi abbiamo preso un gol chiaramente evitabile, difesa schierata, un gol assolutamente evitabile, ma insomma merito alla Salernitana che insomma ha vinto meritatamente. C'è questa gara con il Pordenone, ma soprattutto fino al 2 settembre c'è il mercato. Chiederai alla società di accelerare, di portare i giocatori al più presto, quei giocatori che mancano? Beh, la sconfitta non cambia i tempi, noi sappiamo cosa manca dall'inizio del ritiro, quindi la società è assolutamente aperta a questo tipo di situazione, stiamo cercando gli innesti giusti per poter fare la squadra in un certo modo. Strappi di Matos potrebbero essere una cosa buona per il Pescara, è un giocatore che aspetti? Ma è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, cui se dovesse arrivare Matos ben venga, ma comunque cerchiamo un esterno con quelle caratteristiche. Il mercato del Pescara, non so se siete d'accordo, è stato caratterizzato dalle due fasi. Inizialmente si sono fatte diverse operazioni, si è un po' organizzata la rosa, poi ci si è fermati in attesa degli ultimi colpi. Questi ultimi colpi fra virgolette, che però potrebbero essere decisivi. È una strategia, secondo voi, adottata dalla società di aspettare ovviamente come si muovono le altre squadre, oppure ci sono delle altre difficoltà? Paolo, che impressione hai? Ma l'impressione è un po' di casualità in questo, cioè non credo che sia una strategia aspettare. È vero che anche per i grandi club tutti aspettano la mossa degli altri e poi si scateneranno un po' tutti. Io non so se questa è la strategia del Pescara, io non credo, cioè io credo che siamo arrivati a questo punto del mercato perché il Pescara purtroppo sì, è il massimo che abbiamo qui in Abruzzo, ma non può essere annoverato tra i grandi club che comandano il mercato. Io credo che il Pescara l'abbia un po' subito questo mercato, tant'è che insomma anche dalle parole di Zauri si capisce che chiaramente non può dire molto, voglio dire, è passata solo una giornata più il precampionato, che comunque la squadra, l'organico è incompleto, o comunque la sensazione è che non era proprio esattamente quello che cercasse lui, se lui, ma l'hanno detto anche loro qui in studio, cioè voglio dire, se l'idea è di 4-3-3, qualcosa è stato sbagliato. Sul fatto che comunque mancano i giocatori l'ho anche detto, sì, quindi detto, è stato detto, abbastanza chiaro. Antonio, sì. No, credo che in effetti non è stata una strategia, la verità è che Pescara per esempio per l'esterno puntava tutto sul ritorno di Sottil, sì. Era questo l'obiettivo principale, l'esterno giusto, il giocatore che conoscevi, e si è andata avanti in attesa che la Fiorentina sciogliesse questa riserva, però nel frattempo Sottil ha convinto Montella, tanto che la partita a Fiorentina-Napoli è stata addirittura il migliore in campo, voglio dire. Quindi credo che questa abbia un po' spiazzato, perché altrimenti se andava come doveva andare Sottil, come si pensava già a fine stagione, Sottil resta, quello era un ruolo coperto da Sottil, che era secondo me una garanzia. Poi ci sono stati gli infortuni di Palmieri, sì, di poi, vari, poi queste sono cose che ti vengono. Però sul fatto della strategia, sì, credo che questa, la mancanza, è mancata il ritorno di Sottil, abbia comunque complicato un po' le cose. Insomma. E quindi in quest'ultima settimana, secondo voi come si muoveranno? Perché Sottil, scordiamocelo tutti ovviamente. No, penso di no, che non sia. Claudio, Matos, potrebbe nascere qualche altra soluzione, però è un elemento determinante in fase di mercato. L'esterno sinistro non ce l'abbiamo, quindi se Zauri decide di giocare a 4-3-3 un esterno sinistro va comprato, però io credo che, conoscendo bene Luciano, è un uomo di calcio, quindi lui si accorge come
è talmente evidente che potrebbe anche cambiare modulo nel momento in cui a fine mercato non ha l'esterno sinistro. Non credo che insista ad adattare un centravanti esterno sinistro, probabilmente cambierà modulo, oppure la vedo come una, a questo punto come una scelta obbligata. Però... anche se poi l'approccio alla stagione, perché il mercato si chiuderà lunedì, quindi può darsi pure che nell'ultimo giorno di mercato ci siano le operazioni, intanto c'è la partita col Pordenone. E voi mi insegnate che se si parte male iniziano i malumori, lo stesso allenatore potrebbe subire ingiustamente delle critiche che condizionerebbero un po' tutto. Sì, però voglio dirti, per quanto riguarda l'allenatore, cioè i grandi allenatori cambiano modulo più volte e sono appunto visti come grandi allenatori appunto perché fanno questo. Cioè non è detto che uno giochi col 4-3-3, parte col 4-3-3 possa cambiare a secondo i giocatori che ha a disposizione in campo. Voglio dire, lo fa Allegri, stiamo parlando di uno dei più forti allenatori italiani, lo può fare Zauri, lo può fare penso chiunque. È inutile che insisti a giocare in un modulo se non c'è gli uomini. E non credo neanche che questo determina il mercato, perché come ha detto anche Paolo, non siamo una società che può andare a dettare mercato. Quando tu parli di Sottil, e sento dire, e sono d'accordo, che è stato il migliore in campo in Fiorentina-Napoli, stiamo parlando di un giocatore della Serie A. Quindi uno come Sottil, se non viene lui, è difficile trovarlo con quelle caratteristiche e soprattutto con quella forza atletica. E quindi ti ho detto, può cambiare modulo o può cercare un esterno sinistro. Arriverà un altro esterno sinistro. No, vorrei ribadire che gli esterni ci sono, che il cavolo. Non sono stati esterni, hai ragione. Sto fatto di. Non è che stiamo contestando la scelta di Zauri per come gioca il 4-3-3. Cioè, il problema è che magari potrebbe, visto come stanno andando le cose, la squadra in questo momento non riesce a creare. Non solo, con questi tre davanti, uno che non tiene il ruolo, l'altro che non fa l'ala. La squadra è anche costretta magari ad attaccare maggiormente con i terzini, che come ha sottolineato Luca, sono comunque giocatori di una certa età. Certo, quindi non è stato spinta... fortunato anche per la condizione atletica, perché prima della partita aveva problemi campagnari, aveva problemi mentali. Anche quindi... questo è un grosso problema che comunque limita la squadra in questo momento, è ovvio, perché la squadra non ha né freschezza né atteggiamento giusto per quanto riguarda la fase offensiva, perché questa è la chiave. Per il resto, vuol dire, non è che rischi molto. Alla fine l'unica partita azzeccata credo che sia stata comunque quella con l'Empoli, che era intanto una sfida con una pari grado, non solo, con una delle favorite del campionato, e lì più o meno la squadra ha retto il confronto, insomma. Però ecco, Luca, adesso cosa ti aspetti da Zauri, perché è sempre un esordiente, sì, no? Infatti, come allenatore è sempre un compito difficile proprio per la sua giovane età come tecnico. Ecco, conservare serenità e convinzione nel lavoro che sta facendo, o non so, farsi aiutare anche dal gruppo di famiglia, dalla società, dove c'è Repetto, dove c'è Brucchetti. Intanto un pizzico di emozione è anche lecita, no? Che a 40 anni fare esordio in Serie B ci può stare. Quindi io metterei anche in conto un attimo di difficoltà nell'approcciarsi al campionato di Serie B, magari nel valutare con qualche minuto di ritardo quello, le contromosse da attuare alle iniziative del tuo avversario. Poteva studiare qualcosa di diverso a gara in corso, magari. Ecco, perché per questo fatto le sostituzioni fatte alla fine magari in quel momento nessuno poi le capisce, un pizzico di emozione ti porta ad aspettare 10 minuti in più prima di far entrare il giocatore X o Y, quindi ci può stare. Io credo che in questo momento bisogna comunque mantenere un attimo di serenità, di tranquillità, che comunque siamo alla prima, ci sono state tutte le situazioni condizionali che abbiamo, sì, infatti, gara, quello, no? Poi un'altra cosa sul mercato volevo dire, sì. L'anno scorso avevano fatto una cosa intelligente, chiudere il mercato il 15 di agosto, e l'hanno sono tornati indietro, una cosa l'hanno indovinato, l'hanno sbagliato. Inizialmente doveva chiudere pure quest'anno, poi in una delle tante riunioni che si fanno sono stranezze in incomprensibili a noi comuni mortali, incomprensibili fino a un certo punto, che la chiave purtroppo, la chiave del calcio attuale
squadre sono le plusvalenze, allora più tempo hai e più le fai, cioè questa è una caratteristica. Non è vero, Toto, perché no, tanto se tu le puoi fare pure prima, se è vero che sono le plusvalenze. No, scherzi, ma se scherzi, tu hai la chiave, purtroppo le intensifichi questa cosa qui. Sì, però le puoi fare anche a vedere i contratti quali sono. Sì, ma li puoi fare anche il 13 di agosto le plusvalenze. 5 milioni di prestito, 30 milioni le scarpe. Ma pensatore che 10 giorni possono cambiare. Si allunga il tempo per fare una cosa di questo tipo. Tu dici le puoi studiare meglio, ma le puoi studiare anche prima. Comunque questo vale per tutti, quindi possiamo adesso appellarci. Il Pescara è un errore che condiziona, un errore che condiziona tutto. Il Pescara non ha la forza economica, però. Qualcosa, però voglio dire, io sono un po' scettico sul fatto che non lo so che hanno pensato. Andrea, oggi ci sono state altre operazioni di mercato per quanto riguarda la Serie B. Andrea, si parlava di Valsania. No, intanto per quanto riguarda il Pescara, sì, Valsania appartiene a quel raggio di obiettivi non facilmente raggiungibili. Tra questi obiettivi c'era anche Pessina dell'Atalanta, anche lì dell'Atalanta, che però questo pomeriggio ha firmato con l'Hellas Verona, dunque esperienza in Serie A per Pessina. C'era qualche timida speranza di poterlo vedere in riva all'Adriatico, era stato già cercato ai tempi di Zeman, ma Pessina sarà un nuovo giocatore del Verona. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, la pista più calda per l'attacco è quella di Ryder Matos, l'esterno che lo scorso anno era al Verona ma era ed è di proprietà dell'Udinese. Ebbene, in settimana il presidente Sebastiani incontrerà i dirigenti dell'Udinese per cercare di chiudere questa operazione. Questo discorso sempre con l'Udinese di Pierpaolo Marino per l'arrivo, per il probabile arrivo del centrocampista. Sì, si parla dell'arrivo di Svante Ingelsson, centrocampista svedese che il Pescara aveva cercato anche lo scorso anno, giocatore che il Pescara vuole portare in riva all'Adriatico per dare maggiore fisicità al centrocampo, visto che, specie dopo l'infortunio di Tabì, in mediana il Pescara ha perso notevole fisicità. A te. Ma Tabì si farà curare a Bergamo dall'Atalanta oppure resterà qui? Tabì in questo momento ci risulta essere a Modena, non c'è ancora grande chiarezza su quello che sia accaduto al centrocampista ivoriano che ha lasciato il Pescara ai primi di agosto dopo una seduta di allenamento, dovrebbe aver riportato un problema muscolare, però insomma sul giocatore non c'è ancora grandissima chiarezza. Invece Marras è ancora fuori rosa? Marras e Celli sono giocatori che si sono allenati con il gruppo nella prima parte del ritiro, ma da circa 10 giorni sono stati affidati a Bruno Nobili, quindi sono due giocatori sul mercato. Su Marras continua a esserci l'attenzione del Cosenza, su Celli squadre di Serie C, tra queste il Como. Bene, sono le 21:33 minuti, prima interruzione, contento Klinko per la sua Inter che sta vincendo, il Pordenone è sempre sullo 0-0, intanto il Pordenone avrà due giorni in meno di recupero rispetto al Pescara per la partita di domenica. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport,
oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:38 minuti, dunque rientriamo in diretta. Abbiamo parlato così già della partita di Salerno, di quelle che saranno le problematiche di mercato, però all'inizio della stagione tutti si chiedono: ma quali sono le ambizioni di questa squadra? Lo scorso anno i fari spenti, no? I fari sono come sono quest'anno i fari, Luca? Io non so se ti ricordi, hai fatto la stessa domanda l'anno scorso o mi intromisi io nella tua presentazione. Sì, no, no, si disse che l'anno scorso avremmo fatto un campionato di vertici. Io lo ribadisco anche quest'anno, il Pescara farà il solito campionato. Avrà qualche, magari qualche difficoltà. Cioè, l'anno scorso hai detto che il Pescara faceva un campionato di vertici. Ti avevo detto, cioè, Andrea, la registrazione poi dopo. L'avevo detto, se l'attaccante avesse fatto 15 gol, il Pescara avrebbe fatto i playoff. Ti ribadisco lo stesso concetto, sarà anche banale, è molto legato alla vena realizzativa del Tumminello di turno. Mo potrà essere Tumminello, potrà essere Brunori, ma se chi sarà chiamato a ricoprire quel ruolo avrà la capacità di finalizzare il lavoro della squadra e Pescara nel complesso lotterà a ridosso. Benissimo, sono tutte scommesse. Il problema in questo momento è il lavoro della quindi squadra. Quindi scusami Luca, i fari sono accesi. Sono accesi perché parte poi a fari spensi. No, Pescara ovviamente non verrà mai a dirti lotteremo per, ti diranno ci salviamo e poi vediamo quello che succede. Okay. Secondo me il Pescara arriverà a ridosso delle prime. No, lascia perdere quello che dicono. Per me il Pescara può arrivare a ridosso delle prime. Aspetto lunedì, perché che la squadra sia incompleta, lo stiamo dicendo, l'ha detto lo stesso Zau. Però pensi che due o tre innesti possono cambiare l'orientamento della stagione? No, ma la forza della squadra, la completezza della squadra e dell'organico, perché poi non è che ci stanno solo quegli 11. Della stagione. Sì, l'orientamento della stagione è una conseguenza di che squadra hai. Ossia, se io ho una squadra che mi dà garanzie per poter disputare una stagione. Mettiamo, arriva un esterno sinistro, un altro centrocampista, quindi. E quindi. Non lo so, sinceramente non lo so, non conosciamo nemmeno qua, cioè, come diceva l'anno scorso per Messi, Totò dicevo, capito, ma se non conosciamo le altre squadre, certo, dai primi risultati, delle prime partite c'è la conferma di determinate squadre,
Perugia e l'Emboli sono due esempi. La Salernitana ha fatto una squadra per un campionato d'avanguardia. La prospettiva sia in linea con quella della passata stagione, sì. Una squadra che si può scoprire nell'arco del campionato. Penso che valga per tutta la Serie B. Cioè io mi piacerebbe poter dire a marzo questa è una squadra che può lottare, però a marzo, però prima a dire qualsiasi cosa sono banalità. No, insomma, se uno vede il Galano di oggi, come diceva Paolo, non ha senso, pochettino... ma non solo per il Pescara, ma anche per il Pordenone, per Perugia che sta andando benissimo. Però voglio dire, è una cosa che la Serie B oramai lo conosciamo. Prima di marzo non puoi dire nulla. Riccardo, vuoi dire qualcosa? Solo manca, diceva pure Zauri, manca l'esterno a sinistra. Palmiero si chiama, quello che è infortunato, che dovrebbe essere il centrale di centrocampo, non c'è, e con tutto il rispetto per Bruno, in determinate partite o magari vicino a determinati giocatori Bruno può avere un rendimento, ma tu a Bruno non puoi impostare un centrocampo. Ah, certo, a Bruno dove, già si sta chiedendo bravo, dove non Bruno ci, dove non c'è un giocatore dai piedi buoni, come si suol dire, per poter sviluppare una determinata manovra e mettere anche in condizioni gli attaccanti di andare più facilmente in porta. Sugli attaccanti, gli attaccanti sono delle scommesse. Galano, come diceva Paolo, se lo vede adesso dà l'impressione che forse è un pochettino in ritardo sulla preparazione, non voglio dire sovrappeso perché non lo so di solito quanto pesa, quindi direi una stupidaggine, però non sembra un giocatore frizzante in questo momento, mentre al di là delle reti non realizzate negli ultimi anni è un giocatore che conosciamo tutti con determinate caratteristiche, perché giocava non tanto lontano da qua, Foggia sta qui dietro l'angolo, quindi come fai in difesa? Se rientra Scognamiglio e recuperi tutti i giocatori, e adesso è arrivato anche un terzino che può essere appunto l'alternativa a Grosso, quindi ancora tutta una squadra una squadra in fase di costruzione, di completamento, e si spera in una fase di crescita il più veloce possibile. Riccardo, invece tu ti vuoi già sbilanciare? Io penso che andiamo in Serie A diretti senza nessun problema, perché siamo un organico molto forte. Ti ha fatto male il sole quest'estate, è vero? Vedi, già lui contesta quello che dico. Gli hai fatto la domanda. Gli ha asciugato l'acqua al cervello. Non è che stiamo su scherzi a parte, questa è una questione seria. Ma infatti credo che abbia parlato seriamente. Io parlo seriamente. E lo so, per quello io ci sto scherzando. Anche perché io credo che tutti allestiscono la squadra così per poter vincere. Ma se dovesse succedere, potrebbe dire sono stato la prima e lui. Ma dai, la domanda è erronea. È stupida? No, non è stupida, però... La risposta è stupida. La domanda è pertinente in questo momento della... No, ma non perché... Enrico, la domanda è pertinente. Vantaggio del Pordenone sul Frosinone, 1-0, rete di Pobega, a te. Bene. È veramente troppo presto, però devo dirti che dei giovani di valore li ha presi, non deve fare forse l'errore che ha fatto l'anno scorso Pillon, quello di non farli giocare. In Serie B io sono fermamente convinto che devono giocare i giovani, perché la Serie B è il campionato dei giovani, quindi serve freschezza atletica, quella che non c'è stata nella prima. Però è un argomento interessante. Lasciamo completare Riccardo, poi vengo da te, Francesco. Però Zauri è stato preso come allenatore per lanciare i giovani, quindi probabilmente adesso, al di là che nessuno di noi sa, perché non ha seguito gli allenamenti, com'era la realtà, le condizioni della squadra, probabilmente è stato anche obbligato con delle scelte. Adesso aspettiamo 2 o 3 giornate, ma io credo che Zauri punti molto sui giovani. Ha fatto molto bene in primavera, perché non deve fare bene in Serie B. Ecco, vai Francesco, poi passo un'altra. La conferenza degli Alviani alla prima trasmissione, già sono d'accordo questa volta con Totò, perché basta pensare alla stagione passata, fino a un certo punto sì, ci si chiedeva regge il Pescara, non regge, ma si pensava che potesse conservare quelle prima, seconda e terza posizione fino a quantomeno alla primavera, cosa che poi non si è verificata, e quindi da sempre, è inutile che ci ripetiamo ogni anno, ma è bene ricordare, i campionati si recitano a primavera, e quindi credo che prima di marzo, volendoci allargare, prima del mese di febbraio, un quadro completo della forza reale delle singole squadre non la puoi avere, perché poi alla lunga il rendimento viene condizionato da tanti fattori. Però Riccardo ci ha detto delle cose giuste, cioè Zauri è stato preso perché è un tecnico che punta sui giovani, quindi che ha dimostrato di essere bravo in primavera. Intanto bravissimo, perché ha vinto il campionato. Di valorizzare. In primavera non c'erano gli anziani, quindi è diverso. Sì, sono abituato a lavorare con i giovani. Però è una scelta obbligata.
Sì, poi, esatto. Vabbè, però, pure quando lui ha giocato a alti livelli è arrivato un momento che era anziano pure lui, quindi sa come ci si raffronta, come ci si confronta con due lavori i giocatori. Diversi, come, cioè, la domanda che faccio a Paolo e un po' a tutti gli altri, Zauri è stato preso perché, a differenza di Pillon, dà più spazio ai giovani? Zauri secondo me è stato preso perché... Oppure per altri motivi? No, non lo so, purtroppo... Sì. O perché fa un calcio più propositivo? Sì, allora, sì, esattamente questo, cioè io penso che sia stato preso per questo motivo, perché tutte le discussioni che non facevamo solo noi qui in studio, ma che si facevano anche nelle scrivanie, dietro le scrivanie della società, immagino che fossero focalizzate sulla... mancanza di atteggiamento propositivo della squadra, no? Che quindi questo, al di là dei risultati che insomma in qualche modo arrivavano, non soddisfava appieno, ne abbiamo parlato per tutta la stagione. Certo. Io credo che Zauri sia stato preso principalmente per questo motivo. Ha fatto molto bene in primavera giocando un certo tipo di calcio che probabilmente si pensava potesse essere subito applicato alla prima squadra. I fari sono spenti o accesi esattamente, a mio giudizio, come l'anno scorso, perché in sede di presentazione della squadra c'era uno scetticismo clamoroso. E devo dire che quest'anno, insomma, come prima uscita, lo scetticismo secondo me regna sovrano, almeno per quello che mi riguarda, ma allo stesso modo voglio pensare che qualcosa debba cambiare necessariamente. Ma il troppo faro, brutto il faro è acceso sul fatto che questa squadra deve divertire di più rispetto alla passata stagione, cioè essere più propositiva, no? Quello è il faro più acceso. Quello è il faro, e aggiungerei anche una squadra che debba avere una propria idea di gioco, esattamente ciò che non si è visto, al di là della tattica, al di là della condizione, a Salerno. Dal primo minuto, e qui non c'entra la condizione di freschezza atletica o meno, è l'atteggiamento di grande confusione. Comunque, a Zauri si chiede atteggiamento propositivo. Idea di gioco, giustamente come dice Paolo, e forse anche risultati, perché senza risultati non vai da nessuna parte. Di solito con Riccardo, i primi due aspetti, i risultati quasi sempre sono una logica conseguenza, insomma, ecco. Però sai, puoi anche fare un campionato dove non hai ambizioni, che però fa vedere che la squadra c'è, e prepararla anche per programmare un eventuale campionato diverso il prossimo anno, cioè dipende sempre come viene impostata la squadra. Io gli dico che Zauri sia un allenatore preso per far giocare i giovani, però ti volevo dire che dalla prima giornata dell'anno scorso all'ultima giornata dell'anno scorso sono ben 7 le persone cambiate dalla formazione della prima giornata alla formazione dell'ultima, e in tutti i campionati partiamo con una formazione, poi viene stravolta a gennaio o molto modificata per proprio cambiarla totalmente in fondo. Quindi l'anno scorso siamo partiti forti e non abbiamo finito bene, quest'anno siamo partiti abbastanza male, speriamo di finire crescendo. Luca, dopo la te, Francesco. È un auspicio che si fanno un po' tutti in casa biancazzurra. Zauri secondo me deve dare un'idea di gioco alla squadra, deve cercare però prioritariamente di sfruttare le qualità dell'organico che ha a disposizione. Ribadisco questo concetto: se tu non trovi in fase di mercato gli elementi che possono attuare il tuo gioco, devi avere, e sono sicuro che lo abbia, perché non credo che un ragazzo di 40 anni non abbia l'elasticità mentale, l'intelligenza di cambiare il modo di giocare per mettere i giocatori che ha a disposizione in grado di esprimersi al meglio. Credo che Zauri abbia tutte le conoscenze tecniche e tattiche per cambiare anche il vestito di questo Pescara. Sui giovani devono essere bravi, dobbiamo scoprire se sono bravi quelli che sono arrivati e che arriveranno in questi ultimi 8 giorni. Zappa, ti riferisci a Tuminello? Tuminello già si conosce rispetto agli altri. Zappa da verificare se arriverà al centrale del Milan. Bisogna poi vedere quanto sono bravi, anche perché poi non dimentichiamoci che è una richiesta che secondo me dalla società arriva, perché la società, tu prima parlavi di strategia di mercato, la strategia di mercato la puoi imporre tu se hai le risorse economiche. Se non hai le risorse economiche devi, gioco forza,
cercare di sfruttare gli spazi. All'ultima settimana perché ci sono stati degli ostacoli imprevisti. Ma più che ostacoli imprevisti, secondo me gli ostacoli erano previsti. Cioè tu non puoi adesso spendere 500.000 euro di stipendio per Di Gaudio, magari come ti chiedevano un mese fa. A fine mercato magari il Verona dice ok, facciamo metà a ciascuno per pagargli l'ingaggio, la stessa cosa per Mato, cioè, perché insomma, bisogna accontentarsi. Ah, non accontentarsi, la forza economica in certi momenti bisogna sfruttare le capacità di questa società, perché questa società ha dimostrato negli ultimi anni di avere le capacità di costruire degli organici adeguati in base alle risorse economiche che ha, senza fare sfaceli in sede di bilancio. Credo che sia un merito che va riconosciuto a Sebastiani. Sì, sì, ma questo discorso è importantissimo e riaggancio all'ultima frase. Già da adesso bisogna capire qual è la forza della società e veramente rendere merito di riuscire a fare sempre campionati buoni, perché è una squadra che arriva a fare la semifinale dei playoff, credo che è un campionato, secondo me, molto buono. Certo, un risultato sì. Appunto, con la forza economica inferiore a quella di tante altre società, e quindi è bravo il presidente, è bravo Repetto, sono bravi tutti quelli che hanno costruito quella squadra e che stanno costruendo questa. Io sul fatto che già... Alla luce di questo discorso non pensate che sia un grosso rischio per Luciano Zauri, che per la prima volta si presenta Zauri, a fare l'allenatore, sì, o è consapevole di questi rischi? Pur avendo solo 40 anni, come diceva Paolo, è una vita che sta nel mondo del calcio, quindi è consapevole di tutto e anche di tante cose che noi, delle quali noi non siamo consapevoli. Per esempio io dico che già questo fatto 4-3-3 bisogna forse cambiare modulo, ma perché, scusa, l'unica, se in questo momento manca l'esterno a sinistra, manca un giocatore, chiamiamolo regista, chiamatelo come volete, a centrocampo, ma gli altri giocatori stanno giocando nel proprio ruolo, perché Galano ha sempre giocato in quella zona lì del campo. Poi certo sta all'allenatore trovare le varie soluzioni tattiche per determinati momenti della partita, e certamente se qualunque cosa succederà in fase di mercato, recuperando determinati giocatori e aspettando la crescita di altri, secondo me fra... già magari dalla gara col Pordenone, perché ci sarà un'altra settimana di lavoro, ma tra uno, due, tre partite vedremo un Pescara completamente diverso. E chi certamente crede, chi crede a quella chiave di lettura che la squadra la vedi subito se sta a stare bene in campo? Oh. Antonio? Sì, di solito è così, insomma. Almeno, voglio dire, perfino l'anno scorso quando abbiamo visto la partenza di Pillon, che insomma non era... nessuno si aspettava quel tipo. Pescara è venuto fuori un Pescara comunque brillante, che poi magari alla lunga ha perso proprio per le scelte un po' troppo conservative dell'allenatore. Però l'impronta era quella. L'impronta era quella, esatto. Pure qui invece il problema, in effetti, questa squadra, io ho parlato sì dell'assetto tattico, ma credo che sia proprio anche una questione di uomini. Per esempio il centrocampo è un po' troppo compassato. Non a caso, se vi ricordate, qual è stato il centrocampista che ha fatto meglio in questa fase? Ventola, che voglio dire è l'unico giocatore che ha dinamismo, che insomma è stata una sorpresa per tutti, ma vorrei dire che insomma l'ha lanciato Zauri, voglio dire, nel senso che lui lo vede. C'è uno dei problemi principali, sicuramente l'infortunio di Tabì ha pesato tantissimo, per questo oggi è un centrocampo un po' troppo compassato, vedi, soprattutto una squadra alla quale chiedi di aggredire l'avversario, di giocare alto, molto molta alto. Pressione. Allora, molta pressione, lì ti serve anche il centrocampista che entra, che taglia. Quindi i problemi di questa squadra sono diversi, che prescindono anche, voglio dire, dal lavoro di Zauri in questo momento. Certo, perché non arriva il risultato, non riesce a trovare quella posizione. Certo. Cioè le problematiche potrebbero aumentare. Alla base di tutto c'è che stiamo dicendo, scusa un secondo solo, che una squadra incompleta.
sì. Se è incompleta per alcuni infortuni e per giocatori che devono ancora essere presi, qualunque tipo di giudizio può essere, anzi senza, non può essere, è affrettato e azzardato farlo, giudizio definitivo. Ma questo vale per tutti, no, però vale l'alibi dell'assenza di giocatori incompleti vale fino a un certo punto, perché cosa vuol se dire? Tu dai l'impronta, esatto, può giocare male, quell'elemento, cioè, come diceva Antonio, è inutile che sacrifichi un giocatore, prendi il più giovane, prendi un altro. Ma infatti, Enrico, se posso completare, in effetti lui questo convento non l'ha fatto. Esatto. Io mi aspetto che magari lo faccia anche con i vari Di Grazia, Cisco, esatto, che a mio esatto avviso sono dei giocatori che possono dare un'altra dimensione a questa squadra, un altro atteggiamento, proprio per la loro capacità di corsa, di vivacità, eccetera. Però perché faccio una domanda, quello scusami, che serve dottor, in questo momento, poi, non so se te, siete no, d'accordo, il Pescara però poi, ha dato l'impressione di non avere un'idea di gioco, esatto, quella è la cosa più grave, poi puoi sbagliare, tu, ma almeno hai sì, una caratteristica. Però posso fare una domanda, Toto, poi come glielo dice a Garano di sedersi in panchina e no, far giocare Cisco e a Brunori, che magari è l'investimento più pesante della società di giocare? Io te lo ti chiedo, sono d'accordo con te. È così, il calcio è quello. Con tutto il rispetto per Galano, qualcun altro più importante ci va. Sì, però in quello spogliatoio credo che Galano sia quello che ha magari una carriera più importante, sì, degli altri, quindi poi no, partite, è un banco di prova importante anche no, per Zauri. Solo perché siccome tu hai fatto una domanda molto precisa prima, no, sull'impronta di gioco, sì, la risposta è no. Certo. Cioè, non c'è tanto da dilungarsi. Certo. C'è stata l'impronta di gioco? Risposta no, un secondo. Quello è l'aspetto più preoccupante, no, al limite dei tempi. No, cioè. Non certo, non è che la prima giornata possiamo fare i pronostici, però la domanda era quella, la risposta è no. Non è tanto l'impronta, è che gioca poco. Non gioca. Il problema è quello, che su quello deve lavorare. Riccardo, ti stai annoiando, perché? No. Stavo ascoltando le previsioni. Stavo ascoltando sull'impronta di gioco, effettivamente non c'è stata. Però diamo un attimino di tempo. No, ma l'ho detto. Adesso qui non facciamo gli indovini, però se dobbiamo troppo rispondere alla domanda di Enrico, ha fatto una domanda. La serenità doveva anche riscattarsi, ha fatto forse magari la partita della vita, non sono risparmiati nulla, hanno giocato a tutto campo, giocavano in casa, avevano una parte di tifoseria contro lo stadio quando doveva entrare, allora, magari avevano qualcosa in più. Allora, no! Può essere. E allora che? Hanno affrontato magari la partita. Ma parliamo del Pescara, ma io non lo so quali sono i problemi della Salernitana. No, stiamo parlando del Pescara. La Salernitana sta giocando o non sta giocando? Ha approcciato la partita con ma un piede diverso al nostro. Ma saranno loro, voglio dire. Ma non l'abbiamo subito. Ma te l'abbiamo subito, ho capito. Ma magari anche per demerito nostro, quindi chiaro, no? Andrea, hai aggiornamenti dai campi? No, non ve ne sono, si gioca a San Siro, Inter-Lecce 2-0, inizio propositivo di ripresa per il Lecce di Liverani, intervallo Udine, Pordenone in vantaggio 1-0 sul Frosinone, risultato se vogliamo a sorpresa, rete di Pobega. Do un aggiornamento anche in Serie C, girone A, c'è il derby piemontese tra Novara e Juventus Under 23, 0-0 il parziale, in corso il secondo che tempo. Che impressione ti ha dato il Pordenone in questa prima fase? Una squadra molto compatta che può far leva su un centrocampo che è sostanzialmente lo stesso dello scorso anno, è cambiato qualcosa lì in avanti ed è una squadra che sta dando un grande fastidio al Frosinone, risultato al momento meritato. Bene, andiamo in pubblicità e poi ultima mezz'ora di trasmissione, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
BZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 5 minuti, rientriamo in diretta, andiamo in regia da Andrea Costantini. Novità sul Pordenone, Andrea? Non vi sono novità, anche perché si è iniziato a giocare il secondo tempo, davvero da due minuti, quindi sempre Pordenone avanti 1-0 sul Frosinone, rete di Pobega. Se vuoi, ecco, approfondiamo questo piccolo aspetto, Enrico, visto che abbiamo accennato squadra che ha cambiato poco, il Pordenone di Tesserra ha schierato questa sera 8 undicesimi della squadra, diciamo titolare, che ha vinto il campionato di Serie C lo scorso anno. Gli unici innesti di rilievo sono in attacco Chiaretti, il trequartista, e Strizzolo, il centravanti, e poi l'autore del Pescara. Come? Chiaretti ex Pescara, e poi Pobega, l'autore del gol, centrocampista scuola Milan, lo scorso anno era a Terni. Gli altri 8 giocatori facevano parte di quella squadra che lo scorso anno ha portato il Pordenone in Serie B, e tra quelli che mancano, come sa Francesco Di Francesco, c'è Magnaghi, che ora è attaccante del Teramo. A te. Bene, intanto domani ricordiamo l'appuntamento con la vostra trasmissione sul Teramo, Pro Teramo, quindi Teramo che ha perso a Catanzaro, però anche lì si aprirà un discorso di prospettiva, non di attualità, esatto. Invece, Antonio, da questa settimana tu cosa ti aspetti? Progressi da parte della squadra o ti aspetti di più dal mercato? No, mi aspetto più dalla squadra, anche perché la prova di Salerno è stata proprio brutta, insomma, non solo una questione tattica, è proprio la squadra, diciamo, non pervenuta, perché a parte 5 minuti, giusto dopo il pareggio estemporaneo di Campagnaro, dopodiché non c'è stata quasi partita.
sai, 19 tiri a 2 da Sarditana, i numeri sono implacabili. È una cosa che ti spiega, è proprio tutto un po' la squadra, un po' troppo compassata, poca corsa, poco ritmo, poca attenzione, perché abbiamo visto pure in difesa lo stesso Bettella, lo stesso portiere che pure ha fatto delle gran parate, anche lui ha avuto un attimo un momento di distrazione. Per cui è un po' tutta la squadra che deve reagire, e poi ovviamente l'allenatore deve provare a metterci qualcosa di suo in più in questa fase, proprio per dare a questa squadra. Se ti chiedo di salvarne uno, chi può indicare? Di chi? Di giocatori? Sì, di Salerno. Del Pescara? Sì. Fiorino. È difficile. No. Fiorino. No, giusto quelli che sono entrati alla fine, che so, Ventola, Maniero, Di Grazia, perché alla fine tutto sommato... Non hanno fatto danni, tu dici. No, Maniero per esempio ha fatto la conclusione, Di Grazia ha fatto un assist, Ventola, Corso, per esempio, dire. Per esempio Ventola, che è stato 2 anni a Teramo, in fase propositiva, bravissimo. Giocava all'esterno, ma di fatti lo sta utilizzando, rapidità, a velocità, a intraprendenza, c'è il dribbling. Attenzione, sto parlando di un fenomeno, ma sto parlando di un giovane ragazzo volenteroso che si impegna e che in un centrocampo come quello adesso del Pescara, dove mancano proprio queste caratteristiche, anche il centrocampista che va a cercare la manovra sulla tre quarti potrebbe essere utile. In certi momenti io poi alzo le mani di fronte a un allenatore che se il primo anno di B è uno che ha giocato a alti livelli, è uno che con la prima che vuoi dire, ti ha deluso? No, che non vado oltre. Le mani davanti all'allenatore. Perché se non ha fatto giocare Vendolo, un motivo ci sarà. Mo che ti devo dire? No, aspetta, se mi viene da dire che potrei... Francesco, scusa, sì. Il problema invece è diverso, che invece lui l'ha fatto giocare Vendolo nel momento in cui doveva andare a essere ceduto, e quindi questo fino adesso aveva giocato ha sempre giocato, ha giocato a mezzala, è un giocatore, voglio dire, è la dimostrazione che comunque Zauri non è che è un allenatore che si fissa su quello. Sono d'accordo, come me, per cui questo mi fa sperare che lui possa vedere qualcosa di meglio, né tantomeno ha paura di inserire i giovani. Esatto, esattamente, che lui non abbia questa remora, poi adesso dopo che aveva giocato in precampionato, non gioca la prima di campionato, sì. Quando già hai Memusciai a centrocampo e Bruno, e quindi due giocatori, sappiamo quali sono le caratteristiche. Se solo tu ci Bruno metti. Bruno era il centrale, doveva essere lui, è il sostituto di Palmiero. Quindi, non era il ruolo di Bruno. Però magari... ti ripeto, Ventolo è rimasto e ha giocato proprio perché Zauri ci ha creduto. Quindi io credo secondo che questo, una scelta indovinata, a mio avviso, possa essere una speranza, a mio avviso, per come potrà ritoccare la squadra. Per esempio, nell'organico c'è un giocatore che io non vorrei che diventasse il tormentone di Elizalde l'anno scorso, vuol dire Zappa, che è un giocatore giovane che ha, almeno come prospettiva è un ragazzo di corsa eccetera, però finora non abbiamo mai visto, quindi voglio dire, secondo me certi problemi quest'anno non li dovremmo avere, esatto, perché Zauri viene da un'esperienza, è la prima esperienza a questi livelli, viene da un'esperienza al di là dell'ottimo lavoro svolto di aver allenato i giovani, quindi diciamo che c'è anche esperienze come tattico, esatto, bravo, quindi diciamo che anche la mente, l'occhio abituati a vedere il meglio dal ragazzo e soprattutto in prospettiva, quindi se c'è un ragazzo che dà un minimo di garanzie non credo che ci metterà molto. Peccato che in campo. Questa prima partita non dico che ha frenato l'entusiasmo, perché non è che ce n'era molto, ma proprio ha bloccato l'entusiasmo anche per la campagna abbonamenti. Domenica ci sarà la prima partita in casa e quando si perde ovviamente una sconfitta, no, però non porta entusiasmo sicuramente. Sì, ho capito che non porta entusiasmo, però Riccardo, quindi ci si presenta con un po' di timore per questa partita perché la squadra ha deluso, oppure si deve essere fiduciosi su miglioramenti? Si deve assolutamente essere fiduciosi, anche perché non puoi prendere un allenatore
sbaglia, diciamo, se poi ha sbagliato lui, ti ripeto, poi dipende sempre se le scelte le ha fatte lui o se sono state scelte obbligate del fatto che magari qualcuno ha qualche risentimento. Sempre scelte sue sono. Sì, ma magari sono anche obbligate perché magari il giocatore che voleva far giocare magari ha un risentimento muscolare, non lo sappiamo, però non possiamo assolutamente condannare un allenatore preso di un allenatore di rilancio per la parte del gioco offensiva che l'anno scorso ad esempio era carente. Quindi abbiamo chiesto tutti un allenatore diverso, un allenatore giovane, bisogna lasciarlo tranquillo, farlo lavorare. Sicuramente Totò ha perfettamente ragione, se abbiamo dei giovani vanno. Sì. Intanto il Pordenone fa di tutto per farsi temere, raddoppio della squadra di Tesserra, ancora Pobega, Pordenone 2, Frosinone 0. Bene. Perché state in silenzio? Avete paura? Stavo pensando con 8 giocatori del campionato di Serie C. Adesso il più Pobega che tu non hai mai sentito, nemmeno io. Dal Milan, là, mi sembra che detto, Milan appunto. Quindi non... Doppietta di Pobega. Quindi, il campionato di Serie B è quello. Quindi Riccardo? Quindi sicuramente stare tranquillo, ma voglio dire, sicuramente andrei all'esordio in tanti allo stadio a tifare, perché voglio dire, non è una partita perché tu lo puoi sbagliare. Luca, Paolo, la stessa domanda che ho fatto prima a Antonio, è una settimana più importante per valutare dei miglioramenti della squadra o per le scelte che si faranno al mercato? Paolo? Beh, no, io... Vanno di pari passo? Te ne aggiungo una terza perché sì. Mi aspetto che Zauri dimostri di avere un'idea. Non sto dicendo che non ha idee, sto dicendo che insomma ci sta, è un allenatore giovane, la prima esperienza è andato in confusione. Io ho questa impressione qui perché anche sul centrocampo... L'ha toccata piano Paolo. Beh, quello che penso, però... Sono molto vicino al tuo pensiero. Però Luca, sottolineando che, so che non mi permetto di offendere Zauri, ho detto, cioè, non ho detto che non ha un'idea, ho detto che la prima l'ha imbroccata male. Ma infatti io... E aggiungo soltanto e chiudo, perché mi ricollego anche a quello che diceva prima Totò De Leonardis sul centrocampo, estremamente compassato, e lì le scelte che si potevano fare le ha fatte l'allenatore. Certamente noi siamo troppo comodi qui, però è un centrocampo che non poteva mai funzionare e sicuramente abbiamo visto il risultato. D'altro canto Andrea Costantini dalla regia ci dice che il centrocampo del Pordenone è quello della passata stagione. 8 undicesimi del Pordenone sono la stessa squadra della scorsa stagione, e questo ti fa capire laddove c'è un'idea anche di un tecnico, non dico più bravo di Zauri perché Zauri è bravissimo, ma più esperto perché... come Tesser, che sa dove andare a mirare, laddove invece noi abbiamo un allenatore che deve capire. E insomma auguriamoci che capisca in qualche settimana. Ha anche la personalità Zauri, perché è un ex giocatore importante. Posso ripetere quindi... un'altra cosa? Non ho detto che è un incapace, no. Ho detto semplicemente che è un allenatore che la imbrocca male, come può capitare a un ragazzo che magari è la prima esperienza. Ma succede pure a te, ma succede anche a me quando faccio una cosa nuova. Succede anche a me quando faccio una cosa nuova. Ma non è che sbagli. Io vorrei ricordare invece che alla partita di Empoli il centrocampo di Pescara aveva Bruno, che quel giorno è stato il migliore del centrocampo. Non è che si possiamo parlare sempre dei singoli. A Empoli Pescara ha fatto una bella partita, ha perso ai supplementari, la partita che ha pareggiato giocandola bene, e Bruno c'era, come stava lì. Problema è sempre relativo. Se non avessimo voluto far giocare Bruno, chi ci giocava al posto di Bruno? No, adesso fortunato. Ha detto bene Antonio, a prescindere dai singoli. Come lui si rifà, anche ha fatto delle scelte, per quello domani. Ma se dice, vabbè, io non ho detto Bruno, ho detto centrocampo compassato. Bene, bravo. Allora, Palmiero infortunato. Prima, che si chiama infortunato. Bruno dice, vabbè, non lo facciamo giocare. Chi ci gioca? Sanguizzi. Non so, ditemelo voi chi ci gioca. Lui poteva far giocare poteva far giocare Francesco. Scusa, cioè, anche... fatto quando Memusciai era infortunato, ha fatto giocare Ventola al posto di Memusciai. Il ruolo è quello, vuol dire, se Memusciai sta bene, gioca Memusciai. Esatto, ma al posto di Bruno, se chi non c'era. Bravo, allora se non c'è deve giocare per forza Bruno. Ma non perché Bruno non abbia reso. Mi fa piacere una cosa, che all'inizio della trasmissione io ho tra virgolette criticato il fatto che abbiano giocato
ultra trentenni per 8-8. Sì. Toto mi ha detto: no, non c'entra niente. Poi ha iniziato a chiedere: no, aspetta, però dopo hai detto Luca, era meglio Luca, se giocava no. Cisco, era meglio se Luca, giocava di parole nel, con me. Ho detto la prima giornata di campionato, quello che dici tu è una fesseria. Perché una fesseria? La fesseria sì, perché quello 90 minuti ce l'ho pure io. Non è vero. Ti faccio pure io 90 minuti. Non è vero, Toto. Ma non scherzare. Allora forse se fai una cosa generale ti do pure ragione. Tu hai detto della prima giornata era meglio se hai detto meglio se gioca Cisco. Ma non ti gioca con le parole con me. Tu l'hai detto. Ci ho messo una vita con le parole. Se vuoi parlare di questa cosa qua ti dico che hai torto. Non è vero. No, non puoi giocare con le parole con me. Le prestazioni di non ci puoi giocare. Non voglio giocare. Ho detto quello. Ho detto che la prima giornata di campionato anche Totti a 40 anni giocava benissimo. Non è quello il problema. Perché? La tenuta si vede perché? Durante l'anno che tu non puoi tenere che ti posso, io ti, può valere io ti posso partite, dire che fai più che fatica a entrare in condizione 15 partite io ti quello posso è un altro dire discorso. Ma non è vero perché a 36 anni magari ci metti di più a entrare in condizione Zauri è un elemento che ha vissuto nel calcio, quindi sa reggere le pressioni, le eventuali polemiche. Non è il pivellino che arriva in una piazza e non sa come comportarsi, no? Certo. Questo timore non c'è, Luca. No, però io credo che l'idea che magari ha subito la pressione di uno spogliatoio, negli anziani dello spogliatoio, pure viene. Questo è grave, quello mi viene. Che c'è a dire. Mi può venire in mente, no? Ti puoi ha permettere fatto... di dire che ma perché? Sta, è un sta subendo le pressioni dello spogliatoio, ma no! Che cazzo dici? Ma io non ho detto che gli sono andato a dire gioco io. Ma no, ma tu quello lui l'italiano c'ha una sola versione. L'italiano c'ha una sola versione. Se poi io giocavo, poi parlai in sarebbe grave, sarebbe un grosso limite per l'allenatore. Ma non detto che non può avere limiti, lo possiamo verificare, no? È un'ipotesi. Come lo verifichi? Fammi capire. È un'ipotesi. Fai giornalista e verificalo, dai. Fai l'inchiesta, vai a sentire tutti quanti e fai quello. Paolo, ti senti... E poi parli. Ti senti... Poi io ho detto che mi sono andato a stravolgere con le parole mie. Provocazione di Luca. Forse ha subito le pressioni della spogliatoia, no, lo so. No, si è sentito di fare quella scelta. Se la cosa più grave che potevi dire a un allenatore. Stai stravolgendo tu le mie parole. Ti do quello che ti sto dicendo. Scusa, Riccardo, mi aiuti, ha detto questo? Ecco, basta. Paolo, No, in questo non entro, dico soltanto che siccome è partito da me questo siparietto, diciamo questa diatriba, sì, diciamo così, io ribadisco il fatto che ho detto semplicemente che Zauri, essendo giovane, alla prima esperienza, la prima l'ha imbroccata male e mi aspetto qualcosa in più anche da lui, basta, alzo le mani, non volevo fare, diverso, non volevo che scoppiasse questo vespaio, questo però può stare, no? Cioè voglio dire, la prima, ho detto solo questo. Ha sbagliato la prima, non perché è giovane, ha sbagliato, scusate, abbiamo premesso che la prima l'ha sbagliato Giampaolo, ma di che vogliamo parlare? Ma mica è una scienza esatta, il calcio come lo dite voi, se uno è giovane non ha esperienza, se uno è anziano c'è esperienza. Ma era solo mio parere, mi ha fatto una domanda e mi ha detto il mio parere, ti ho espresso il mio parere. Esatto, Enrico mi ha chiesto secondo te, ho detto secondo me, ho detto anche sottolineando 10 volte dicendo non mi permetto di dire che Zauri, che devo dire, mi ha chiamato ospite qui, mi sono permesso di rispondere solo alla sua domanda, solo questo. O no? No. No, ok, a posto. No. Riccardo, ma assolutamente non credo che ci siano pressioni di spogliatoio la prima giornata di campionato. Ancora, ma io non voglio dire che sono andato dentro tu, ma inconsciamente si è fidato degli anziani e ha commesso un errore, quello volevo dire. Ma se volete andare a insistere, sono andati Memusciai e Bruno, dire dobbiamo fare giocare gli anziani, è quello. Le parole sono importanti, puoi farlo. No, ma te l'ho detto, inconsciamente lui alla prima si è voluto, si è fidato degli anziani. Diverso dire si è fidato degli anziani, ha avuto la fiducia agli anziani, si è fidato degli anziani. Ha fatto questa scelta, a conti fatti, sceglie in base a quello che ha visto durante la settimana. Attenzione, tante volte poi ho criticato, una volta che il risultato, la prestazione ha tolto le scelte all'allenatore, ho detto forse era distratto durante la settimana, ha visto male, quindi adesso non mi rimangio le critiche fatte a tanti allenatori in tanti anni di televisione, però resta un dato di fatto, vi ripeto prima, ce n'era
entriamo nel dettaglio, perché se 1 più 1 più 1 fa 3, allora certo, prima, è inutile che ci giriamo intorno. No, punto, se c'era Antonio uno dice, secondo il mio punto di vista le scelte potevano essere diverse, cioè, quindi è sì, un discorso, ma su questo ma ci mancherebbe variabile, benissimo, stare, no? Però come... nelle scelte diverse uno deve dire anche io ha fatto giocare X, secondo me era meglio X, sbagliato. Benissimo, domanda, l'ho fatto 10 minuti fa, non me li ricordo tutti i giocatori a Pescara, perché forse con l'età mi sto, non c'ho la mente, non c'ho la mente fresca di Totò. Domanda, chi ci gioca, chi poteva giocare al posto di Bruno? Andiamo là, c'è qualcuno che poteva giocare al posto di Bruno? A me, se non concesse attenzione che Bruno non abbia, abbia contribuito in modo determinante alla sconfitta. La sconfitta è arrivata perché per tutto quello che abbiamo visto nel corso della partita. Quindi se al posto, e allora l'esterno sinistro manca e ci ha adattato Bruno Ori. Galano ancora non è in condizione, un giocatore che dia più garanzie di uno dei difensori non c'è, uno al posto di Bruno non c'è, mi dite dove sono gli eventuali errori di Zaha. Fermate un momento, Bruno, l'italiano è vero che è una lingua facile, però a differenza di quello che Totò lascia spazio una parola a mille interpretazioni, lo vediamo in politica e lo vediamo tutti i giorni, mi dite dove eventualmente sarebbero gli errori di Zauri nella scelta della formazione che hanno portato a far pensare tutto quello che si sta dicendo? Quando mi rispondete, se posso ripetere quello che ho detto all'inizio, non è che si contestano i singoli, eccetera, si contesta, cioè abbiamo visto questa squadra in precampionato, in Coppa Italia, adesso è una squadra in linea di massa che non dà affidamento, che è lenta, che c'ha giocatori fuori e ruolo. E quindi qui può subentrare, qui può darsi questi problemi che entra, esatto, che dovrà affrontare, benissimo, a mio avviso dovrà affrontare Zauri. Una squadra lenta e in ritardo subentra anche il discorso della preparazione atletica, evidentemente è una squadra che con determinati giocatori entrerà magari in condizioni più tardi. Quando la prestazione non c'è, la squadra non rende, uno punta all'allenatore oltre che la squadra. Sì, che è successo? Beh, all'Adriatico arriverà una squadra in grandi condizioni. Terzo gol del Pordenone, rete di Barison, un difensore. Pordenone 3, Frosinone 0. Quindi meglio dell'Inter il Pordenone? No, perché ho omesso l'aggiornamento, ma lo devo a Riccardo. Inter 3-0, in gol anche Romelu Lukaku. A voi. Sei contento, Riccardo? Ma no. È un fuoco di paglia. No, è un fuoco di paglia. Da ex interista è un fuoco di paglia. Un fuoco di paglia, giusto, dottore? Stiamo calmi. Ti senti di concludere questo discorso su Zauri? Mi sento di concludere, di lasciare sto ragazzo in pace. Sì, ma vabbè, non è che Paolo lascia in pace. È bravissimo, sicuramente. Ma io non ho detto niente di particolare, non si può dire che secondo me... Tu l'hai attaccato frontalmente. Vabbè, mi auguro di prendere un aperitivo con Zauri più presto possibile. Ma no, Paolo! Ribadendo che magari, insomma, Paolo, dopo una prestazione, tu devi dire un centrocampo meno compassato. Secondo me non hai esperienza, tu questi devi dire. Paolo, dopo una prestazione come quella di Salerno, il tuo quadro è perfetto. Nel senso che è un'analisi che si può fare, non si può fare, ma non è una bestemmia. Comunque, parlando un attimo della partita, sull'1-1, torniamo adesso sulla partita. Fammi dire una cosa, forse è stata anche la voglia di. Noi ci siamo un po' riversati in attacco dopo l'1-1. Per 10 minuti noi abbiamo cercato. No, non abbiamo tirato in porta, ma abbiamo giocato a metà campo. E probabilmente ci siamo anche sbilanciati. Dopo loro abbiamo avuto un po' di distensione di piano, fatto il secondo gol con un errore clamoroso nostro, e poi la partita è in discesa per loro. Siamo stati anche un po', dico la verità, pur avendo giocato una brutta partita, anche un po' sfortunati sull'atteggiamento in occasione. Vabbè, comunque, non ci dimentichiamo che c'è l'avversario. Forse Riccardo, forse 19 tiri a 2. Se non cerchiamo alibi, altrimenti facciamo solo del male. Però forse la Salernitana in questo momento sta già in condizioni più del Pescara. Forse la Salernitana ha preso 4 gol a Lecce. Aveva preso 4 gol a Lecce in Coppa Italia. Cioè, non stiamo parlando di una squadra chissà che. Ha preso 4 gol a Lecce con il Lecce che sta giocando in Serie A. Diciamo, sta a prendere 3 gol con l'Inter. Un altro discorso. Non è che stiamo parlando di una squadra in grande forma. Non sappiamo, perché non sappiamo se questa Salernitana è più forte. Stiamo solo valutando la prestazione del Pescara. Ma non si può
guardare solo alla prestazione del Pescara, perché tante volte la prestazione di una squadra è conseguenza anche dell'atteggiamento dell'avversario, se no, e io sono d'accordo con Totò, ce lo dimentichiamo che c'è l'avversario, sì, non può essere no, quando il Pescara vince sì, o sì, quando la squadra che ci interessa vince, o che bel gol, o siamo bravi, però, quando perde è sì, non di episodi, ha giocato meglio la Fiorentina, non di episodi, qui parliamo di atteggiamento appunto, della squadra, non lo so, può darsi che... parliamo di atteggiamento della squadra, sì, ma sull'atteggiamento del Pescara, su quello siamo d'accordo, l'avevamo detto già prima. Luca, vuoi rettificare il pensiero? Ti ripeto, io Zauri secondo me se dovesse rifare la formazione non la rifarebbe in quel modo visto i risultati, no? Totò, ti ripeto, ha chiesto 5 cambi rispetto a quell'11, sono d'accordo con lui, ha voluto dare fiducia a quelli più anziani, non mi sono espresso male probabilmente, non è che sono andati, no, sembra che gli anziani avevano fatto la formazione, esatto, dal tuo quello, no, no, è assurdo, no. È assurdo se pensassi una, ma sì, ma infatti io non intendevo quello, intendevo dire che si è fidato dei giocatori, fidarsi un altro conto, più anziani magari confidando nella loro esperienza e tutti i fatti ha sbagliato. Questa è la scelta che ha fatto dall'inizio, non per la partita, perché infatti, al posto di Campagnaro c'era Scognamiglio, Balzano e Del Grosso a giocare, l'11 iniziale a Pescara, cioè la squadra che lui ha scelto all'inizio era questa, non perché si fidava degli anziani, evidentemente perché secondo lui era la scelta probabilmente, in questo momento è ovvio, forse che ci stanno, potrebbe cambiare, lui potrebbe vedere anche delle soluzioni diverse, chi meglio di lui che li tiene ogni giorno, voglio dire, i vari Zappa, Di Grazia, comunque di Grazia, pensate che domenica intanto ci sia l'esordio di Palmiero, quell'elemento che può cambiare un po' il centrocampo, d'altronde il sostituto naturale di Brugman, elemento di qualità, per quello. Anzi facciamo i complimenti a Brugman che ha disputato ancora una buona partita con il Parma. Sì, però non basta il centrocampo, a mio avviso come, quello che è mancato, sì, come regista eccetera, è già però tanto. Se poi non c'hai un centrocampista che corre, che incide anche nell'area avversaria, come poteva essere Tambi appunto, e come sta dimostrando di poter fare Ventola alla fine, con tutti il fatto che non sia un ragazzo neanche, ecco, per esempio, se non dovesse essere Balzano così come sembra, sì, ci può essere Cioffoli, sì, può essere Cioffoli o anche Zappa. So, sì. Ma anche Cioffoli è affidabile, insomma, abbiamo visto pure la partita che ha fatto anche giocando centrale, insomma. Va bene, Andrea, allora che c'è da dire in chiusura? Non abbiamo notizie di mercato, 3-0 per l'Inter, 3-0 per il mercato, Inter-Lecce 3-0, Lecce in 10, espulso Farias che era appena entrato, brutto fallo da dietro su Barella. La Padula come ha giocato? La Padula si è impegnato, ha avuto un'opportunità con un colpo di testa, ma insomma non ha inciso, non ha inciso neanche Falco, un altro ex biancazzurro. Poco fa gol annullato a Politano, anche se c'è la revisione del VAR, per posizione di fuorigioco attiva di Lukaku sul tiro dalla distanza di Politano che è entrato poco fa. Pordenone sempre avanti 3-0, e dunque saldo vantaggio sul Frosinone. In Serie C Novara 2, Juventus Under 23-0. Insomma, buona la prima di Conte all'Inter. Beh, molto buona, anche se il Lecce ha avuto dei momenti discreti, ma insomma l'Inter ha retto bene, poi quando attaccava affondava insomma nella difesa del Lecce con grande facilità. È arrivato il gol di Lukaku su una mezza papera dell'estremo difensore leccese, gol d'opportunismo all'Icardi, verrebbe da dire, il gol di Lukaku. Bene, bene, insomma è tornato il campionato di calcio, ma in archivio la prima giornata, questa prima giornata che forse ci ha mostrato l'immagine più bella, quella di Mihajlovic ieri a Verona, è la fotografia più bella di questa prima giornata, ovviamente anche da Pescara, tutto l'Abruzzo, il grande abbraccio a questo allenatore, grande uomo, anche sfortunato. Ringrazio Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Luca Pennese, Totò De Leonardis e Paolo Sinibaldi. Ovviamente ringrazio te, Andrea Costantini, in regia. Ci rivedremo. Tu sarai presente domani sera con Jacopo, con Francesco per parlare del Teramo. Ringrazio Maurizio. Beh, ci sarà un grande ospite, Enrico. Perché beh, lo può annunciare anche Francesco. Annunciamolo. Beh, non ci sta a pensare di annunciare. No, allora, essere non Andrea, è un amico, giustizia, Andrea Iaconi. Un saluto da Andrea Iaconi da parte mia. Grazie a Maurizio Da Qui, grazie alla GT Fotovida, a Stefano Recanati, a Loris Bennato. Noi ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.